tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo a commentare la partita svoltasi oggi pomeriggio alle 16:15 al Tardini di Parma. È una giornata da lupi oggi, sono bagnato tutto, e non solo io, anche chi stava con me, insomma, eccetera eccetera. E va bene, capita, no? E poi il bello è che allora è iniziata la partita, è iniziata a piovere, finita la partita ha smesso di piovere, sembrava neanche fatta apposta, ma poi una pioggia fitta, vabbè, forse sarà stato anche per quello, insomma, che insomma alla fine i ragazzi scivolavano e insomma ci sono state parecchie defezioni, ma è normale, con un tempo del genere è difficile anche avere il controllo di palla, insomma, ecco. Comunque va bene, veniamo a noi. Allora, un Pisa in avanti subito, in attacco, una prima porzione di gioco veramente il Pisa è andato avanti, era padrone del centrocampo, padrone della partita. Il gol non tarda a venire, e infatti su assist di Birindelli il nostro Lorenzo Lucca insacca al 13° e il Pisa è in vantaggio di una rete a 0. Poi in là con la partita, insomma, il Parma viene fuori, insomma, però il Pisa tutto sommato riesce a contenere il Parma nella prima frazione, e non per ultimo al 43esimo Gucker tira la vera occasione per il Pisa di raddoppiare. Al di là c'è stata un'occasione veramente bella anche da parte di Birindelli, ma purtroppo c'è stato niente da fare. Va bene, poi ripeto, al 43esimo Gucker tira, la palla prende uno strano effetto e fa la barba al palo e vabbè, niente, esce fuori. Io un bel tiro veramente da parte di Cook. Va bene, primo tempo finisce qui, le squadre scendono negli spogliatoi, solo 1-0 per il Pisa. Poi nella ripresa il Parma scende in campo determinato, coltello tra i denti, perché non si potevano permettere di perdere questa partita. Poi una squadra, una formazione di tutto rispetto, io l'ho detto, no, anche nel video scorso, una formazione fondamentalmente ha dei giocatori da Serie A, ecco, diciamo così, insomma, ora, ma non per, però comunque bravo il nostro portiere a tenere testa e la difesa in toto, insomma. E poi ci sono state occasioni da parte di Inglese, Brunetta, Tutino nel secondo tempo. Comunque il gol che pareggerà la partita arriva al 53esimo su assist di Milaia, e Del Prato segna. Ora state polemiche, ma di mano non mano, va bene, poi insomma il VAR non ha decretato niente, quindi va bene così, insomma. Comunque 1-1, e poi diciamo il Pisa è andato un po', insomma, è andato un po' in sofferenza effettivamente, insomma. Il Parma, ripeto, ha dato tutto per tutto. Ho visto un Parma oggi determinato, non aveva niente a che fare con la partita di martedì, è un Parma determinato, un Parma che fondamentalmente, ripeto, avrebbe voluto vincerla questa partita, ma non c'è riuscito perché Nicolas è riuscito a contenere la furia del Parma e la difesa in toto. Quest'anno, cari miei, abbiamo una difesa che non ha niente a che vedere con la difesa dell'anno scorso, l'ho detto e lo ribadisco, ma questa è la verità. Quindi oggi quest'anno abbiamo una difesa veramente Birindelli, Emerson, Beruatto, Leverb, insomma, abbiamo una difesa, Caracciolo, abbiamo una difesa veramente, poi Marin, bravo, insomma tutti, una difesa che fondamentalmente quest'anno tiene bene, non c'è niente da dire. Poi è chiaro, ma alla fine su 6 partite abbiamo incassato 4 gol,
ma uno sul rigore, quindi siamo, no, per questo non è che siamo testa alla classifica, così tanto per, siamo testa alla classifica, non lo sa qualcuno, è fortunato il no, il Pisa gioca, il Pisa ha una difesa di tutto rispetto, il Pisa ha un centrocampo di tutto rispetto, anche se ho detto prima, avete visto Touré scivolava, ma non solo Touré, perché il campo insomma era quello che è. Il pallone rispondeva male ai rimbalzi, sia per noi anche per il Parma, ovviamente non è che, per carità, non è stato a senso unico, ma probabilmente i ragazzi non sono ancora abituati a questa cosa. Comunque ripeto, un Pisa che a me oggi mi ha convinto tutto e per tutto. E noi abbiamo giocato, ricordo, col Monza e col Parma, che sono due formazioni quotate per la Serie A e che hanno giocatori da Serie A, non mi stancherò mai di dirlo, e con queste due corazzate, diciamo così, con una abbiamo vinto e con una abbiamo pareggiato, pareggio giusto oggi, niente da dire. Io insomma, poi se andiamo a vedere le occasioni, i tiri in porta eccetera eccetera, diciamo così, un pareggio giusto. Ora io non voglio star qua insomma a tirar fuori numeri, cose, lo sapete, no? Io non, però ecco, un'occhiata, i tiri totali sono stati 10 per noi e 10 per il Parma, quindi i tiri in porta 7 per il Parma e 4 per noi, quindi io direi che tra tiri totali e tiri in porta insomma siamo lì, ecco, sì, forse un qualcosina a più il Parma, ma in definitiva insomma tutto sommato io direi che insomma c'è da stare contenti. Qualcosa in più ha avuto il Parma, il calcio d'angolo, 12 per il Parma, 5 per noi, ma ripeto, è anche vero che è una formazione fondamentalmente quotata per la Serie A, ha giocatori della Serie A e quindi insomma abbiamo tenuto testa a una grande formazione, quindi io ripeto, se siamo in testa alla classifica a 16 punti dopo 6 giornate, è segno evidente che qui la fortuna non c'entra proprio niente. Qua non è un discorso di fortuna, no, qui è un discorso che noi quest'anno abbiamo trovato la quadra, abbiamo trovato veramente dei giocatori che insomma sono in grado di tenere testa, secondo me, a qualsiasi formazione. Quindi si rispettano le formazioni, ma non si ha paura di nessuno, ecco, questo secondo me è la, diciamo, è la cosa fondamentale. Bene, io per questa disamina la finirei qua, anche perché ripeto, secondo me un pareggio giusto, un pareggio veramente giusto da entrambe le parti, insomma, ecco. Ci sono state poi in definitiva nel finale con le sostituzioni, i cambi, Marzullo bravo, insomma siamo venuti un pochettino anche noi fuori sul finale e siamo andati secondo me in un paio d'occasioni vicini alla rete, insomma, quindi al raddoppio, ma così non è stato, ripeto, quindi tutto sommato secondo me va bene così. Quindi un Pisa in testa alla classifica a 16 punti e poi subito dopo un Brescia a 14, quindi abbiamo due diciamo così due punti di stacco dalla seconda e dalla 4 punti dalla terza, quindi io direi un Pisa che se li merita tutti questi punti. E niente, che dire più, la prossima sarà l'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, e sabato 2 ottobre con calcio inizio alle 16:15. Io penso insomma abbiamo questa partita con la Regina, io credo insomma che alla fine si dovrebbe, mettiamoci il condizionale, vedere un bel calcio e una bella partita. Bene ragazzi, io per questo video mi fermo qua, se vi è piaciuto questo video pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.